Buonasera, buonasera. Io mi chiamo Giovanni De Mauro, sono direttore di Internazionale. Benvenuti a questo ultimo appuntamento del nostro weekend ferrarese. Insomma, siamo un po' emozionati. Noi devo dire che devo confessarvi un segreto: è forse dalla prima edizione che cerchiamo di fare questo che state per vedere stasera, cioè di mettere insieme sul palco due grandi amici di Internazionale come Arunda Tiroi e John Berger. Arunda divenne qui, per chi lo ricorda, perché era già 5 anni fa, 4 anni fa, qui alla prima edizione nel 2007. I loro impegni e l'agenda fitta ha sempre reso difficile la possibilità che si incontrassero qui. E insomma, l'idea di avere sul palco la più grande scrittrice contemporanea indiana e uno dei massimi intellettuali europei che dialogano è veramente un grande regalo che ci fanno. Arunda, che ha attraversato il pianeta, viene da New Delhi per incontrare, per chiacchierare stasera qui con noi, insieme a John Berger. Saranno moderati, intervistati da Marino Sinibaldi, direttore di Radio 3, una radio che amiamo molto e che, come sapete, in questi giorni è stata la voce nell'etere della festa di Internazionale a Ferrara. E quindi io vi chiedo di fare un grande applauso stasera per Arunda Tiroi, John Berger, Marino Sinibaldi. Grazie, buona serata. Buonasera, mi scuso per questa poltrona rossa che deve essere un residuo di un divano rosso distrutto in Rai, è rimasto sto pezzo che è andato a me. E saluto subito le interpreti solidarizzando perché dovranno tradurre queste vicende meschine a John Berger e Arunda Tiroi. L'emozione, il piacere, insomma, di Giovanni è un po' quello di tutti noi, credo, voi che siete qui e noi che abbiamo la responsabilità di moderare appena un colloquio tra loro che sarebbe bellissimo ascoltare senza mediazioni. La mia tentazione sarebbe quella di sparire. Ok, adesso aiutiamo a tradurre. Finora non abbiamo detto nulla di rilevante, se non delle questioni di casa nostra. Non mi costringerete a parlare in inglese, qualunque scusa userete. Ma questo lo possiamo dire, tanto non importa. La tentazione di sparire tra loro, perché anche in passato sono stati protagonisti di incontri e ho visto che la loro capacità di interloquire, la loro sintonia è talmente alta che appunto sarebbe bello stare qui, guardarli, lanciare appena delle. E penso che accadrà perché tanto non sentono quello che dico. Quindi potranno parlare tra loro liberamente, dovranno farlo ignorandomi. Adesso ascoltate? No. E questo verifica l'irrilevanza. Perché. Perché al di là delle molte differenze anche evidenti di età, carnagione, diciamo così, oltre che di sesso, provenienza, ora ascoltate, la sintonia tra questi due scrittori, la sintonia e la complementarietà, perché non si tratta naturalmente di identità, hanno due storie diverse, vengono da mondi diversi, fanno un lavoro, praticano anche delle scritture. Abbastanza diverse. Io sento benissimo in italiano. E però pare che, insomma, a ispirarli siano moventi abbastanza simili, forse però davvero dobbiamo. O portiamo Marina Astrologo qui e la facciamo tradurre davanti a tutti. E perché non cominciamo a parlare punto e basta?
Picassion, la famosa domanda a piacere con cui comincia. Well, che I... facciamo? Ai, ah, Gianni. No, o portiamo il bello della dire sì. Già stamattina ci avete fatto passare un punto quarto d'ora a Radio 3, ora ci stiamo vendicando perché non hanno portato l'ospite. Ma possiamo far venire l'interprete? Cioè, c'è Anna Maria Giordano qui, sa cosa mi... Possiamo anche far venire un interprete qua e continuare in modo molto meno paludato. E... No, mentre tanto l'introduzione è più per noi, che le prime parole, insomma, sono più per noi che abbiamo... perché appunto ha vissuto il festival in questi giorni, perché appunto al di là del piacere di averli qua, c'è il fatto che secondo me sono proprio gli ospiti ideali per chiudere il festival, oltre che per insomma, essere protagonisti di un incontro come quello che assisteremo, per fare di questa anche un momento in cui riflettiamo su quello che è accaduto in questi giorni e in particolare del fatto che in questa edizione del festival, ma anche nelle precedenti, ci sono come due elementi che si incontrano al Festival Internazionale. Da un lato il racconto del mondo, cioè pezzi di mondo che arrivano qua e ci vengono raccontati in maniera a volte anche drammatica, a volte scioccante, ci vengono raccontati in modi diversi, da pezzi di mondo diversi, e ogni anno ci sembra ci siano delle parti di mondo che hanno un protagonismo particolare, insomma questa irruzione di pezzi di realtà continua che altrove effettivamente molto meno arrivano qua. Dall'altro invece la presentazione di esperienze di racconto del mondo, cioè l'interrogazione, se così possiamo dire, o la documentazione di modi diversi di raccontare il mondo, no? Quindi da un lato il mondo, dall'altro il suo racconto, che non sono esattamente la stessa cosa. Sul racconto del mondo quest'anno, da spettatore, ho visto un paio di cose interessanti. Oh, Marina Astrologo! Adesso come facciamo, Marina? Salti e becchi da una stanza? Ah, perché John Berger sente e arrondati no. John Berger... Non ha la cuffia, quindi non può sicuramente sentire. No, che c'è? La Pentecoste è scesa qui, cioè adesso si capiscono tutte le lingue senza... Well, they took it away. Well, I don't know. Well, why did they take it away? No, it was working very badly. It was coming on and off. E quindi arriva un'altra signorina per John Berger, un'altra traduttrice per John Berger. Era andato tutto bene questo festival. E poco fa qualcuno ha fatto a Giovanni la domanda terribile: è andato tutto bene? E lui ha detto sì. Io non lo dico, non gli, insomma, sarei stato più cauto. No, ma sono divertiti perché pensano che sia tutto uno storytelling. Sa che vi piace lo storytelling. Ok, allora? Ok. Quindi cosa facciamo? Grazie, credo che le interpreti siano finite, cioè se successe qualcosa non abbiamo più risorse. No. Yes. Abbiamo raschiato il fondo del barile del festival. Ok, we'll manage. Allora. Quello che dicevo, appunto, che in questo festival, adesso che loro sentono è più difficile parlare, ovviamente, era meglio prima. Ci sono come due elementi, appunto, dall'altro, ma loro l'ho spiegato prima incontrandoli in albergo, da un lato il racconto, il mondo, proprio i pezzi di realtà che arrivano, e dall'altro la riflessione o la presentazione di modi diversi di raccontare la realtà. Ecco, mi ero fermato, dicevo, da spettatore, quest'anno ne ho, diciamo, scoperti un po'. No, io non ho bisogno di traduzione. Due, cioè, anzi, no, la cuffia se non funziona pure per me sono rovinato. Che sono il periodismo narrativo, queste cose, esperienze soprattutto latinoamericane, e poi le TED, no? queste conferenze di diffusione del sapere. Ecco, per dire che in ogni festival noi scopriamo pezzi di mondo, quest'anno a me è sembrata molto significativa, oltre che la presenza del mondo arabo, quella dell'Africa, di un'Africa
protagonista in qualche maniera, e poi la e poi i modi di raccontarla. E da questo punto di vista sia John Berger che Arundhati Roy mi sembrano appunto testimonianze, esperienze interessantissime, perché entrambi raccontano storie, hanno questa vocazione a raccontare storie e a raccontare mondo, pezzi di mondo, a raccoglierli, pezzi grandi o piccoli, macro storie o micro storie o piccole storie, per così dire. Insomma, hanno questa passione per le storie che il mondo contiene e può raccontare, hanno questa passione per la narrazione. John Berger una volta ha detto: le storie vanno protette. Questa immagine molto bella del mondo come... Dall'altro, tutte e due cercano in modi molto diversi e vari le forme di narrazione, le forme di racconto nel mondo, cercano scritture diverse, forse più precise o forse solo più coinvolgenti, meno automatiche, per raccontare un mondo che entrambi vivono come un luogo ricco e non piatto, e complesso e non semplice. E per questo praticano scritture diverse, fino a stupire, come nel caso di Arundhati Roy, tutti quelli che si aspettavano che lei sarebbe diventata semplicemente, tra qualche virgolette, una grande icona della letteratura mondiale dopo il successo del Dio delle piccole cose, il suo bestseller del 96-97, che è proprio uno dei grandi libri del nostro tempo, perché è un libro, detto in maniera molto banale, ma i grandi libri per fortuna possono essere giudicati in questa maniera, che ci racconta un grande mondo, un mondo che ci stupisce, ci meraviglia, ci diverte pure, ci commuove, ma nello stesso tempo sentiamo che ci coinvolge, direttamente ci coinvolge, ha raccontato un mondo a parte che è un'esperienza universale. È un grande libro, è sempre qualcosa del genere. Ecco, eviteremo la domanda banale, noiosa per lei, spesso velatamente ostile, di perché, anziché continuare a scrivere romanzi di successo, si è impegnata in un lavoro durissimo a volte e anche coraggioso e pericoloso sul campo, di reporter, di saggista critica, di indagine polemica, a volte fortemente politica. Non faremo questa domanda, che avrete visto viene fatta molte volte, o forse se qualcosa di questo diremo, ma quello che è importante è che è alla ricerca Arundhati Roy dei linguaggi con cui raccontare questo mondo, come noi siamo sempre alla ricerca, quando presentiamo John Berger, della definizione che aiuti a capire che cosa fa John Berger. John Berger, credo che la cosa che odi di più è le definizioni, quindi sfugge persino la definizione del suo lavoro, del suo ruolo, della scrittura. Quella che ama di più è storyteller, ma naturalmente è molto importante la sua formazione di pittore e critico d'arte, altrettanto importante il lavoro, per definire il suo sguardo sul mondo, altrettanto importante per me il lavoro per il teatro e anche per il cinema che ha fatto. La mia vita di spettatore cinematografico è stata segnata da un film molto bello che si chiamava Giona, che avrà 25 anni nel 2000, che ha sceneggiato per Turner. Potete dire che anno era, facendo un calcolo, che oggi Giona ne avrebbe 35, 37. Quindi perché è interessante questo? Perché è un elemento dell'importanza che lui attribuisce alla diffusione delle idee, alla loro circolazione. Insomma, questo per dire come mi sembrano gli ospiti che possono aiutarci ad affrontare un po' i due temi di questa edizione del Festival Internazionale, a partire appunto dal titolo apparentemente semplice di questo incontro, no? Cronache di questo tempo, il titolo insidiosamente semplice, in realtà che cos'è? Cronache di questo mondo, in realtà cos'è questo mondo? Cosa sono le cronache? Insieme loro usano il linguaggio epico, Arundhati Roy l'ha fatto magnificamente, lirico. John Berger, chiunque legge le sue pagine sa che non inserisce poesie, ma nel tessuto della sua scrittura le poesie e la prosa convivono praticamente sullo stesso piano, e dunque, come vedete, la loro esperienza è interessante da tutti i punti di vista, direi, che un festival come internazionale ha affrontato. Io la prima domanda però che farei prima a Arundhati è, per così dire, pregiudiziale, so che è difficile, ne abbiamo un po' parlato, è difficile porla ed è anche... Però riguarda questo, io penso che sia molto importante per tutti noi, lettori o aspiranti giornalisti o scrittori o quello che siede lì nel buio della platea, capire cosa vi muove,
cioè cosa cercate nel mondo o cosa del mondo vi viene a cercare. Insomma, quand'è che una storia letta, appresa, sentita vi colpisce, diventa materia per Arunda di spesso della propria esperienza ancora prima della propria scrittura. Insomma, cosa deve accadere perché la vostra attenzione e il vostro impegno venga sollecitato? Actually, I don't see myself as a person that is driven in any way by a mission of any kind. So, what happens and why I have to write something is almost a physical sensation in me. Because I spend most of my time trying not to write, you know, because every time I write, I get into such a lot of trouble and there's so much attention, and it's not my natural condition, you know, to be a very hard-working, driven political martyr or messiah or anything. So. In some ways, it's pure laziness when it becomes harder to keep quiet than to say something, then I say something. And when it becomes impossible for me to accommodate the silence and accommodate the things that I have to say in my body, you know, I have to explain it, because living in the world that we live in, and in particular in the country that I live in, which in some ways is ruled by extremely clever Brahmin people who always have to be decoded. There's nothing direct about what happens. Shall I stop for a bit? Very good. Guarda, io non mi sono mai vissuta, non mi sono mai vista come una persona che è spinta o che è mossa da chissà quale missione, mai, tutto il contrario. Quindi, che cosa decide quando devo scrivere di qualche cosa, di qualche avvenimento, di qualche esperienza, di qualche storia? È veramente una sorta di sensazione fisica che mi coglie. Perché io per la gran parte del tempo, in realtà, cerco di non scrivere, preferirei non scrivere, anche perché ogni qualvolta poi mi metto a scrivere. Succedono tanti e tali di quei pasticci e finisco in tanti e tali di quei guai e suscito tante e tali di quelle attenzioni indesiderate che qualche volta, diciamo, preferirei non scrivere proprio. Diciamo che non è la mia condizione naturale quella di essere una che scrive di continuo, che suda, che lavora o che fa la martire, meno ancora la messia politica, tutt'altro, non è la condizione naturale. Per me è una questione di pura pigrizia, nel senso che quando diventa più difficile per me stare zitta piuttosto che dire o scrivere, allora devo dire e devo scrivere. Quando mi diventa completamente impossibile, fisicamente impossibile, direi proprio nel corpo, gestire questo silenzio, devo scrivere, devo spiegare, devo esprimermi. Bisogna tenere presente anche che io vivo in un mondo e soprattutto in un paese che è governato da una specie di stirpe braminica molto sagace, molto scaltra. Tutto quanto quello che costoro dicono e vengono dicendo va decodificato, non c'è mai nulla di diretto. And also I think as John says, you know, we are storytellers and I think that writers, a lot of writers believe that they choose what stories they want to tell. But sometimes I think stories choose writers and say, you know, you're going to tell me, you're going to be the person who tells this story. And when you live in a place and in a world, I feel sometimes that I live without a skin, you know, I live without a protection, not in some crude sense, but in a real sense. And when you live without a skin, you actually are
all the time, you know, living in a sort of in an ocean of things that ask to be told. But as the country that I live in any case, is becoming more and more repressive, more and more of a police state, more and more, it's not just a question of when you write that it's published and reviewed and you win some prize, but in fact, it's a real intervention at a real moment that really changes the immediate paradigm of the debate, even if it doesn't have some long-term, you know, even if it doesn't instantly cause a revolution. But in John's new book, he actually says something which I think is very clear, a very clear description of why people like him or like myself write. And that is that when you choose to intervene when something is happening, it's only the second thing, the idea that perhaps through this writing some justice will come, is only the second thing. The first thing is just to avoid the utter humiliation of not writing, to avoid the utter humiliation of not telling them that you know what is being done to you. And that is a very important thing, not to be just reduced to silence. So often, writing is just an act of preserving your personal dignity, you know? L'ha detto molto bene, lo dice sempre John Berger, noi siamo dei contastorie, dei raccontatori di storie. Però, per l'appunto, io credo che molti scrittori siano convinti che sono loro a scegliere la storia che racconteranno. La verità è che molto spesso è proprio l'incontrario, è la storia che sceglie lo scrittore, è la storia, la vicenda, l'evento che dice allo scrittore, alla scrittrice, sarai tu che dovrai raccontarmi, devi raccontarmi tu. Stavo dicendo appunto del paese in cui vivo io e del nostro mondo. Sono tali per cui delle volte io sento di vivere in una sorta di condizione in cui sono priva di pelle, priva di protezione. E quando si vive così a stretto contatto, a crudo, senza pelle, senza protezione, tutto il tempo ci si sente circondati, immersi in un oceano di storie, di vicende che chiedono insistentemente di essere raccontate. L'India, il mio paese, è un paese che sta diventando sempre più repressivo, sempre più uno stato di polizia. Non è quindi questione di scrivere per poi ricevere magari delle recensioni positive o vincere chissà quale premio letterario. Si tratta di scrivere per cercare come puoi, quanto puoi, di cambiare il paradigma del dibattito. Certo non ho l'aspirazione di suscitare rivoluzioni, ma cercare di cambiare qualche cosa sicuramente sì. L'ha detto John molto bene, ha dato in uno dei suoi libri, John Berger, una descrizione, una definizione chiarissima delle perché persone come lui e come me scrivono. Quando noi scegliamo di intervenire scrivendo di qualche vicenda, di qualche evento che sta succedendo, l'idea che forse allora questa nostra scrittura porterà un po' più di giustizia è soltanto la seconda idea. È la seconda motivazione. La prima motivazione è evitare la terribile umiliazione che subiremmo non scrivendo. Evitare la tremenda umiliazione di non dire quello che sta succedendo e quello che stanno facendo anche a te. È importante per scrittori come me e come lui semplicemente non lasciarsi ridurre al silenzio. Quindi come prima cosa il mio scrivere è un atto di tutela e conservazione della mia dignità personale. Farei per cominciare la stessa domanda a John, aggiungendo per definirlo ancora questo sforzo una immagine molto bella che ha usato Mariana Dotti, che dobbiamo sempre ringraziare quando ci sono incontri di questo tipo, che lo ha definito una spugna, ha parlato per John di una porosità sua che assorbe
il mondo, non so se si riconosce in questa immagine, vegetale o animale, non ho mai capito la spugna se vegetale o animale. Sponge. No. In fact, no, it's not the right one. More like that. Okay. I'd like to add something to what Arundhati just said, because she was talking about what makes us begin to try to tell a story. And I would like now to say something about what sometimes happens after the story is written and when it is read. That is to say, about what the story contains. Ma diceva una spugna, no, non tanto, e poi appunto ha mostrato il fazzoletto, è più questa l'immagine che mi si confà. Vorrei aggiungere qualcosa a quello che ha detto Arundhati prima, quando appunto parlava di che cosa ci fa iniziare a tentare di raccontare una storia. E quindi vorrei dire quello che accade in realtà una volta che la storia è stata scritta, è quando veniamo letti. Vorrei dire quindi quello che la storia contiene. Okay, and I want to talk about, this is Arundhati's last book, which has not, I think, yet been translated into Italian, but will be, and it's called Broken Republic, and it's about what's happening in India today. And the texts are texts that have been printed in many languages in India. And I'm not going to try to tell you about the content of the book, which is complex and of which I'm relatively ignorant. But basically, the main story is about how the new Indian state, in collaboration with the new financial dictators of the world, the new economic fascists, the multi-corporations, in collaboration with them, are trying to seize, because it is very rich in resources, particularly mineral resources, a huge, huge forest area, which is in the heart of India. And in this forest area, there are not only the original inhabitants of India, tribal people, but also a whole army of guerrillas, Naxalites, who are called Maoists, who are defending the forest. Only that much I'd say before I really want to say what I really want to say. Allora, quello che vorrei fare a questo punto è vorrei parlare di questo libro scritto da Arundhati che si intitola Broken Republic, che non è stato ancora tradotto in italiano, ma probabilmente lo sarà presto, e che tratta esattamente di quello che sta accadendo in India oggi. Questo libro senz'altro sarà stampato in molte lingue, incluso appunto l'italiano. E io chiaramente qui non proverò neanche a raccontare tutto ciò che è contenuto all'interno di questo testo, perché è un libro molto complesso.
Però brevemente vorrei dire che la storia è quella del nuovo stato indiano e di ciò che sta accadendo, in quanto vi è una collaborazione in corso con i nuovi dittatori finanziari, per così dire, del mondo, questi fascisti economici, come vorrei definirli, e questa collaborazione quindi fra il governo indiano e loro, in pratica per sfruttare quelle che sono le risorse minerarie, in particolare, sono risorse molto molto ricche, in una vastissima area forestale, proprio nel cuore dell'India. E quindi l'India in questo modo sarà privata non soltanto di appunto queste vastissime risorse molto importanti, ma soprattutto si farà un grande danno a quelli che sono proprio i primi abitanti di queste aree, le tribù, che stanno tentando di difendere queste foreste. Quindi partirò da questo, ma poi passerò a dire quello che veramente vorrei dire. I wonder how many of you have read Mikhail Bulgakov's great novel, The Master and Margarita. Yes. Okay, good. Quanti di voi hanno letto, quindi, Il Maestro e Margherita di Bulgakov? Okay, I'm not going to tell you the story. Non vi preoccupate, non vi racconterò la storia. But in it, in the section which is deals with Pontius Pilate and Christ, and which is very different from the Gospels, Pontius Pilate asks what were Christ's last words, and the reply is, he said, perhaps the worst human weakness is cowardice. Is cowardice. Ok, e vorrei far riferimento a questa scena in cui abbiamo Ponzio Pilato che chiede quali sono state le ultime parole di Cristo, e praticamente è molto diverso da quello che leggiamo nel Vangelo, e si dice appunto che le parole sono queste: forse la peggiore debolezza dell'uomo è la codardia. Ok, now this book, Roy's last book, is a book about courage. It is completely imbibed with courage. Different kinds of courage. Courage in different sorts of people, but also in the courage of the writing itself, and not only in the writing itself, but in the living itself which allowed this book to be written. And why is that so important? Okay, of course we admire courage. And of course the courageous always deny that they are courageous. It's almost a golden rule, that. But why is it so important? Because curiously, the opposite of courage, yes, is cowardice, but the other opposite is discouragement. In questo libro si parla di coraggio, e naturalmente vi sono vari tipi di coraggio e varie forme di coraggio, e anche diversi tipi di persone che poi mostrano il coraggio. Si parla anche del coraggio di scrivere e anche del coraggio di vivere, quindi che porta poi alla possibilità di scrivere libri come questi, come questo appunto di cui stiamo parlando. E perché è così importante il coraggio? Ma il coraggio è importante perché naturalmente i coraggiosi si schierano sempre con i coraggiosi. E poi qual è il contrario del coraggio? Il contrario del coraggio è la codardia, la vigliaccheria. Ma c'è anche un altro tipo di contrario del coraggio, che è lo scoraggiamento.
So this is a book against discouragement. This is a book that makes it far more difficult to be discouraged. And all that sounds a little abstract. So I will read you just one page. When this is after she spent weeks in this forest, living in total clandestinity, continually menaced with the so-called Maoist guerrillas. Just listen to almost what is not said between the sentences. Ok, ora vi leggerò una pagina. Vorrei dire innanzitutto che questo libro è proprio contro il poter essere scoraggiati. In pratica leggere questo libro rende più difficile poi la condizione della mancanza di coraggio, dell'essere scoraggiati. E vorrei appunto leggervi questa pagina perché trovo sia molto importante ascoltare sia ciò che leggerò, quindi quello che è stato scritto, e anche quello che non viene scritto tra le righe. We're moving in single file. Now, myself and 100 so-called senselessly violent, bloodthirsty insurgents. I looked around at the camp before we left. There are no signs that almost 100 people had camped here, except for some ash where the fires had been. I cannot believe this army. As far as consumption goes, it's more Gandhian than any Gandhian and has a lighter carbon footprint than any climate change evangelist. But for now, it even has a Gandhian approach to sabotage. Before a police vehicle is burnt, for example, it is stripped down and every part is cannibalized. We're walking in pitch darkness and dead silence. I'm the only one using a torch, pointed down so that all I can see in its circle of light are Comrade Kamla's bare heels in her scuffed black chapels, showing me exactly where to put my feet. She is carrying 10 times more weight than I am. Her backpack, a rifle, a huge bag of provisions on her head, one of the large cooking pots, and 2 shoulder bags full of vegetables. The bag on her head is perfectly balanced, and she can scramble down slopes and slippery rock paths without so much as touching it. She's a miracle. It turns out to be a long walk. I'm grateful to the history lesson, because that's another story, because apart from everything else, it gave my feet a rest for a whole day. It's the most wonderful thing, walking in the forest at night. And I'll be doing it night after night. Dunque, posso leggere la traduzione, perché il libro non è stato ancora pubblicato in Italia, verrà pubblicato a gennaio, ma questo passo è stato già, guardate le coincidenze, era già stato tradotto da Internazionale ed è uscito sul numero del giugno 2010, del 18 giugno 2010, per cui un po' indegnamente, soprattutto sul piano dell'interpretazione e della lettura, vi leggerò questo frammento appunto della Marcia notturna, e poi magari chiederemo a Ronda di qualcosa su questo. Leggo la traduzione.
Ci muoviamo in fila per uno ora, io e 100 ribelli, irrazionalmente violenti e assetati di sangue. Prima di lasciare il campo mi sono guardata intorno. A parte la cenere, dove erano accesi i fuochi, non c'era traccia di un accampamento di quasi 100 persone. È incredibile questo esercito. Dal punto di vista del consumo è più gandiano di un gandiano e ha un impatto ambientale più leggero di quello di un qualsiasi apostolo del cambiamento climatico. Per ora, persino il suo approccio al sapodaggio è gandiano. Prima di bruciare un'auto della polizia, per esempio, i guerrieri la smontano per riciclarne tutte le parti. Il volante viene raddrizzato e trasformato in un fucile a carica frontale. La tappezzeria in resina viene usata per farne borse da munizioni e la batteria come carica solare. Le nuove disposizioni del Comando Supremo sono che le vetture catturate devono essere sotterrate e non bruciate, così potranno essere recuperate al bisogno. E se scrivessi una commedia intitolata Gandhi prende il fucile, sarei linciata? Avanziamo nel buio, nel silenzio più totale. Io sono l'unica che usa una torcia. Puntandola per terra, nel suo cerchio di luce, vedo solo i calcagni nudi della compagna Kamla, infilati nei sandali neri e logori che mi indicano esattamente dove mettere i piedi. Kamla porta un peso che è 10 volte quello che porto io. Lo zaino, il fucile, una grossa borsa di provviste sulla testa, una delle grandi pentole per cucinare e due sacchi pieni di ortaggi in spalla. Tiene la borsa in perfetto equilibrio sulla testa, scapicollandosi lungo ripidi pendii e sentieri scoscesi senza mai neppure sfiorarla. Quella donna è un miracolo. Il viaggio a piedi sarà lungo. Sono grata alla lezione di storia perché, a parte tutto, ha permesso ai miei piedi di riposare per una giornata intera. È una cosa stupenda camminare di notte nella foresta e lo farò tutte le notti. Questo è il frammento parzialmente tradotto, indegnamente letto. Questa è una marcia notturna, fa parte di un reportage, però definirlo reportage è appunto limitativo, di Arundhati Roy, cioè del suo viaggio insieme a un esercito maoista nel cuore della sua India. Ed è, credo, evidente a tutti, prima ancora forse di sapere, se già non lo sapete, che successivamente questo ha condotto Arundhati Roy a delle dichiarazioni che sono state interpretate come dichiarazioni critiche verso la tradizione della non violenza, o almeno, diciamo così, comprensive verso chi, come i maoisti da lei raccontati, non si adattava a questa tradizione della non violenza. Diciamo, questo elemento anche polemico è evidente nell'ironico e realistico però riferimento alla natura gandhiana di questo movimento, no? Nella sobrietà che parrebbe invece sfuggire. Ecco, Arundhati Roy, tra l'altro oggi è il compleanno del Mahatma, oggi è una festa nazionale, credo, in India, non lo sapeva, il 2 ottobre è il giorno di nascita di Gandhi, pensavo che in India si festeggiasse, io lo festeggio. Per esempio, cosa l'ha spinta ad andare a vedere da vicino questo esercito maoista che naturalmente viene agitato come uno spauracchio e la cui violenza vorrebbe essere spaventosa? Perché è andata lì a raccontarlo e perché per raccontarlo ha scelto questo confronto con la tradizione gandhiana del suo paese? I'm very glad to start talking about that instead of myself. I think it was about a year and a half ago or 2 years ago. I was with John actually at his home in his village, and he said, "You open your computer now and you start reading to me whatever fiction you're writing." And he's perhaps one of the few people or the only person in the world that could have the guts to say that to me. And I read him a bit and he said, "You just go back to Delhi and you finish that book. You don't write anything else." So I said, okay. I went back to Delhi and in a few weeks, this note was pushed under my door. Just an anonymous typewritten note, asking me or inviting me to visit the Maoists in the central
in the jungles of central India. Why they asked me is a story, but do you want me to stop or? Sono contenta che mi chiedi questa cosa perché così finalmente la finiamo di parlare di me e parliamo della cosa. Sarà stato un anno e mezzo fa, due anni fa, ero proprio a casa di John nel villaggio dove abita lui adesso e lui così, mentre parlavamo, mi ha detto «Senti, apri il tuo portatile e comincia a leggermi quello che stai scrivendo, la prosa che stai scrivendo». Credo che John sia una delle poche, se non l'unica persona al mondo che avrebbe mai la faccia di chiedermi una cosa del genere, ma visto che si trattava di lui, ho obbedito. Gli ho letto un pezzo di quello che stavo scrivendo e lui, quando ho finito, mi ha detto «Adesso tu torni a Nuova Delhi e finisci questo libro, non scrivi nient'altro per il momento, vai e finisci questo». «Ok», gli ho detto. Torno a Delhi, passano alcune settimane e sotto la mia porta viene infilato un biglietto scritto a mano in forma anonima con una richiesta o un invito a me rivolto di recarmi appunto nelle giungle del centro dell'India centrale per visitare l'esercito maoista. Perché l'hanno chiesto proprio a me? So the situation in India right now is that there is a vast portion of central India which is larger and more populated perhaps in the whole of Europe, which covers the states of Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Orissa, Jharkhand and parts of West Bengal. This is the area where there's very thick jungle and it is the homeland of indigenous tribal people. It's a very old story. I mean, it's a story that has been played out in Australia and Latin America and all these places. Through history, we know that colonialism was fed by the raw materials that were mined from these countries and the mining of which involved the genocide of many million people. But now the point is that you have a country like India, which is perched on the ledge of itself becoming a developed country or the way the nationalists like to call it, a superpower. But it doesn't have colonies, so it's colonizing itself, it's turning upon its own poor in order to extract raw materials and to push this growth rate. And all of you will read the good news every day in your papers, I know, about India being the second fastest growing economy after China. You will not read that India has more poor people than the poorest countries of Africa, 27 of the poorest countries of Africa put together, or that 800 million people live on less than 30 cents a day, or that it has the largest number of malnutrition children in the world. So what is happening what happened in 2009 was that the Indian government, first the Prime Minister said that quite soon after this government came to power, which was in 2004, it said that the Maoists, who are also known as Naxalites, are the greatest internal security threat in the country. This statement coincided with the fact that this government had signed hundreds of secret memorandums of understanding with several mining corporations, infrastructure companies, it basically sold the rivers, the mountains, the forests. He just signed them over to private companies. And it needed to wage a war to get these indigenous people out of their villages so that the mining companies could move in. And in order to do that, it had to call this resistance, which is not, firstly, the Maoists themselves, you know, in a way they call themselves Maoists, but I would like to debate how Maoists are the Maoists in India, because 99% of them are from indigenous tribes. Anyway, the Maoists are only the militant end of a bandwidth
of resistance movements, from Gandhian to militant socialists to Gandhian social, all kinds of people's movements, from unarmed to armed, depending on the landscape of where they operate. And all of these people were called Maoists, terrorists, and the government declared a war called Operation Green Hunt and flooded the forest with something like 200,000 paramilitary who were burning villages, raping women, pushing them out of the villages into roadside police camps. And this war on TV, the corporate TV channels were calling them terrorists. You know, all people who remained in their villages and didn't come out into the camps were called terrorists. So just plowing your fields and sowing your seeds was terrorist activity. And this was the situation where I felt that that forest needed a storyteller. You know, it needed a writer to go in and give faces and jokes and laughter and history to what was happening. And because of what I had written, which I'll tell you later, I was trusted enough to be invited in, because, you know, as you know, when there's a war, it's the danger is of people, informers, spies, people going in, people coming out, people being shot, people being jailed. I'll talk about that later, but so that was why I went in. Per capire perché mi hanno invitato bisogna sapere un attimo qual è la situazione nel mio paese. Attualmente nel centro dell'India c'è un'enorme regione, vastissima, forse più grande e persino più popolosa di tutta quanta l'Europa messa insieme, che comprende molti molti stati, ricoperta da una fittissima giungla che ospita, che è il luogo natio e il luogo di residenza di una popolazione tribale indigena, autoctona. La storia la conosciamo, l'abbiamo vista tante volte in altre parti del mondo, anche in America Latina, no? Per tutta quanta la storia abbiamo visto dei paesi più sviluppati che invadono, occupano paesi meno sviluppati per depredarli delle loro risorse, e per far questo sono disposti a tutto, compreso commettere genocidi. Il punto è che qua la situazione è un po' diversa. L'India è essa stessa un paese, oltre che molto, molto grande, ma sicuramente ben più sviluppato che tanti paesi del cosiddetto terzo mondo, così si chiamava una volta, che sta quasi sull'orlo di diventare esso stesso una superpotenza. Non avendo però l'India delle colonie, se la prende con i suoi poveri, con la gente di queste giungle. Per mantenere, come dire, questo alto, elevato tasso di crescita che fa sì che attualmente l'India, il mio paese, sia il secondo paese al mondo con la crescita più rapida dopo, naturalmente, dopo la Cina, il governo ha deciso di muovere guerra ai suoi stessi poveri. Quando dico poveri, dico che l'India ha più poveri probabilmente che la somma dei 27 paesi africani, che sono già poverissimi, che ha un tasso di malnutrizione infantile, il tasso di malnutrizione infantile più elevato del mondo, e una serie di altre piaghe. Ebbene, di fronte a una situazione di questo genere, il governo dell'India, nella figura, nella veste del suo primo ministro, nel 2009 ha dichiarato questo esercito di maoisti che diciamo faceva resistenza a questa guerra dichiarata contro le tribù la principale minaccia alla sicurezza interna del paese. Questo stesso governo, che aveva già firmato centinaia di memorandum di intesa segreti con ogni sorta di grandi corporation, gruppi industriali e aziende di infrastrutture, a cui aveva letteralmente venduto a pezzi le foreste che stanno al cuore del subcontinente. Foreste, fiumi, venduti a privati per poterli sfruttare. Ora, che cosa era d'ostacolo e d'inciampo allo sfruttamento di queste risorse? Ma naturalmente le tribù indigene. E quindi il governo ha sentito il bisogno di muovere una guerra vera e propria su vasta scala a agli abitanti tribali di questi villaggi per scacciarli
per farli uscire, per fargli abbandonare i loro villaggi, le loro terre, di modo che le corporation potessero entrare in scena e cominciare a scavare, a estrarre, a costruire e quant'altro. La gamma delle forze della resistenza a questa guerra è molto vasta e tuttavia il governo ha deciso di chiamarli tutti, di accomunarli tutti sotto l'etichetta di maoisti, maoisti, terroristi. Ma quanto mai saranno maoisti questi indigeni che appartengono a tribù che hanno sempre vissuto nella giungla? Per il 99% sono sempre stati lì. Dicevo che la resistenza è rappresentata da una fascia molto ampia, da una gamma molto ampia di forze diverse che vanno dai gandiani, propriamente detti, ai socialisti, eppure no, tutti sotto l'etichetta di maoisti e di terroristi. Per sconfiggere costoro il governo indiano ha promosso un'operazione bellica su vasta scala, l'operazione Green Hunt, in cui si bombardano e bruciano i villaggi, si violentano le donne e si scacciano gli abitanti tribali, mentre frattanto i canali televisivi indiani parlano di terroristi. E quando dicono terroristi, di che cosa stanno, di chi stanno veramente parlando? Degli abitanti, degli agricoltori che si rifiutano di lasciare il loro villaggio. È quasi come se arare il proprio campo e seminarlo sia diventato un'azione terroristica. Ecco a che punto siamo, ecco qual è la situazione, e di fronte a questa situazione io ho pensato che quella foresta avesse bisogno di una raccontatrice di storie, di una storyteller che mettesse la sua scrittura al servizio dei volti, degli scherzi, delle risa, delle storie di queste persone, poiché avevano abbastanza fiducia in me e me che hanno invitato. Bene. So Arundhati is she's talking about the new kind of poverty in India, the new kind of colonialism, that word, the new violence. And I would just like to try very briefly to define what those things are, because they make a vicious circle which applies not only to India but to most of the planet. So I will read you just a page when I try to do that. Ciò di cui Arundhati sta parlando, in realtà, è un nuovo tipo di povertà in India, è un nuovo tipo di colonialismo. E quindi ora, brevemente, vorrei leggere una pagina che fa riferimento a queste parole, perché in realtà tutto ciò ci riporta a un circolo vizioso e vorrei cercare di illustrarlo appunto con questa mia lettura. The human capacity for cruelty is limitless. But maybe capacity is not the right word, for it suggests an active energy. And in this case, such energy is not limitless. Human indifference to cruelty is limitless. So also are the struggles against such indifference. All tyrannies involve institutionalized cruelties. And to compare one tyranny with another in this respect is pointless, because after a certain point, all pains are incomparable. And tyrannies are not only cruel in themselves, they also exemplify cruelty and thus encourage a capacity for it and an indifference in the face of it among the tyrannized. In his searing, unforgettable book written in the 1950s, the Russian novelist Grossman tells the story of a man who, after 30 years in the Gulag, is rehabilitated
and goes to the art museum in Leningrad, St. Petersburg, of the Hermitage. Quote from him. He visited the Hermitage to find that it left him cold and bored. How could all those paintings have remained as beautiful as ever while he was being transformed into an old man from the Gulag? Why had they not changed? Why had the faces of the marvelous Madonnas not aged? How come their eyes had not been blinded by tears? Maybe their immutability, their eternity, was not a strength, but a weakness. Perhaps this is how art betrays the human beings that have engendered it. End quote. So what's distinct about today's global tyranny is that it's faceless. There's no Führer, no Stalin, no Cortez. Its workings vary according to each continent, and its modes are modified by local history. But its overall pattern is the same, and it's a circular pattern. Listen. The division between the poor and the relatively rich becomes an abyss. Traditional restraints and recommendations are shattered. Consumerism consumes all questioning. The past becomes obsolete. Consequently, people lose their selfhood and their sense of identity. And so then they locate and find an enemy out there in order to define themselves. And the enemy, whatever their ethnic or religious nomination, is always found amongst the poor. This is where the circular pattern is vicious. The system economically produces, alongside wealth, more and more poverty, more and more homeless families, while simultaneously it politically promotes ideologies which articulate and justify the exclusion and eventual elimination of the hordes of the new poor. It is this political economic circle which today encourages the constant human capacity for cruelties. That capacity that obliterates the human imagination. Abbiamo anche questa traduzione, sembra siamo preparati. In questo caso è tratta dal libro che si chiama Il taccuino di Bento. Bento è Spinoza, credo di sapere, per John Berger, che verrà pubblicato da Neri Pozza prossimamente. Il brano è tradotto da Mariana Dotti. Cioè, forse John nella lettura ha cambiato qualche parola, ma insomma, per il senso ve lo posso dare. Posso dire che nel sketchbook, che è l'edizione originale che John ha in mano, come altri brani di questo libro, che ha già l'aria di essere straordinario, è accompagnato da disegni che John fa. La sua scrittura ha poesie, disegni incorporati, non certo a interrompere il testo, e il frammento che ha letto segue questo disegno da lui fatto, da una crocifissione del Perugino, e la descrizione di un particolare, cioè le mani di Maria Maddalena. Quindi c'è questa scena, credo di poter dire, John, che campeggia sopra questo frammento che leggiamo. C'è la scena della crocifissione del Perugino. Yeah. Perugino, it's a detail from Perugino. Yes. Yes. Il particolare, il dettaglio che appunto sono queste mani, le mani della... Allora leggo, io mi scuso, ma veramente non pensavo di dover far questo.
L'attitudine umana alla crudeltà è illimitata. Forse attitudine non è la parola giusta, perché suggerisce un'energia attiva, e in questo caso l'energia non è illimitata. È l'indifferenza umana alla crudeltà a essere smisurata, e così anche le lotte contro quell'indifferenza. Ogni tirannide comporta una serie di crudeltà istituzionalizzate, e a questo proposito paragonare una tirannia all'altra è vano, perché da un certo punto in poi ogni dolore è incomparabile. Oltre a essere feroci di per sé, le tirannidi esemplificano la ferocia e di conseguenza incoraggiano l'attitudine alla crudeltà e l'indifferenza di fronte ad essa tra i tiranneggiati. In un libro lancinante e indimenticabile, scritto nei tardi anni 50, Vassili Grossman racconta la storia di un uomo riabilitato dopo 30 anni di gulag, e questo è il frammento Da tutto scorre di Vassili Grossman, tradotto da Giulio Laventuri per Einaudi, che John Berger ha letto da Vassili Grossman. Era stato all'Ermitage e ne era uscito pieno di noia e di freddo. Era mai possibile che i quadri fossero rimasti così belli, mentre lui, l'uomo che è stato nel gulag, di cui si racconta la storia, mentre lui si trasformava in un vecchio galeotto? Perché non erano cambiati? Perché non erano invecchiati i volti delle divine Madonne e i loro occhi non si erano fatti ciechi dal piangere? Forse da quel restare immobili, perenni, derivava loro non forza ma debolezza? Dipendeva forse da questo se l'arte tradiva l'uomo che l'aveva creata? Qui termina la citazione di Grossman e John Berger prosegue. Quel che caratterizza l'attuale tirannide globale è che non ha volto. Non c'è nessun Führer, nessun Stalin, nessun Cortés. Il suo funzionamento e i suoi metodi variano a seconda del continente e della storia locale, ma lo schema complessivo è il medesimo, uno schema circolare. La divisione tra i poveri e i relativamente ricchi si trasforma in un abisso. Tutte le restrizioni e le prescrizioni tradizionali vanno in pezzi. O il consumismo consuma ogni dubbio e capacità critica. Il passato diventa obsoleto, perciò le persone perdono il senso di sé, il senso della propria identità, e finiscono per localizzare e individuare un nemico fuori, mi sembra abbia aggiunto e indicato John Berger, individuare un nemico fuori per riuscire a definirsi. Il nemico, qualunque ne sia la denominazione etnica o religiosa, lo si trova sempre in mezzo ai poveri. Eccolo il circolo vizioso. Sul piano economico, a fianco della ricchezza, il sistema produce una povertà crescente, un numero sempre maggiore di famiglie senza tetto. Intanto, a livello politico, promuove ideologie che organizzano e giustificano l'esclusione e l'eventuale eliminazione delle orde di nuovi poveri. Oggi è questo nuovo circolo politico-economico a incoraggiare la tenace attitudine umana a crudeltà che annullano l'immaginazione umana. Qui si era fermata, mi sembra, la traduzione, poi segue una citazione di Arundhati Roy che leggerete nel libro quando apparirà. John, vuoi aggiungere qualcosa? No. Allora, Arundhati. I want to say two things. One had to do with the previous question about non-violence and Gandhi and so on, and the other about to continue what John was saying. So first I'll just speak briefly about this, because I think it's very important, this idea of the nature of resistance and the morality and the ethics of resistance. The passage that John read about when I described looking back at that Maoist camp and I said that they are more Gandhian than any Gandhian in terms of consumption. That, of course, because when you write in the light and the publicity that I write in, one of the rights that is snatched away from me is the right of irony. You know, you're not supposed to be ironical, ever. So everybody literally said, oh, now she's saying that
The Maoists are Gandhian, and how dare she say that? But what I think is very, very important to understand in what is happening in the world today, all over the world, you know, is what is the morality of what we are talking about, of how they frame it in terms of violence and non-violence, which is in itself, according to me, is problematic. But what I did say, and what I do say all the time in India, is that here, deep in the forest, the poorest people in this country are fighting against a massive paramilitary force. Sometimes 1,000 policemen will go and surround a tribal village and set it on fire and burn it. What are the people supposed to do? Outside, the middle class liberals have a problem with the fact that the reaction is an armed reaction now in the forest. But I ask, I believe that Gandhian resistance is extremely effective, and it's an extremely effective and moral form of political theater, provided you have an audience, provided you are you have a sympathetic audience, provided there is a middle class in your audience. But what happens when you are a tribal village in the heart of the forest, miles away from any television cameras, when the police surround your village? Are you going to sit on a hunger strike? Can the hungry go on hunger strike? Can the people with no money boycott goods? And to me, I find it deeply immoral by middle-class people who sit outside and talk about non-violence without themselves doing anything in the struggle. If they join the struggle, surely they have a right to dictate the terms of it. But sitting outside and telling those people to be non-violent when they know that that is not an option is immoral, I think. It's immoral and unacceptable, because you cannot have a situation where there is the attempt to annihilate an entire people, and you are preaching to them, and you are a vested interest. Because in India, what has happened is that the greatest secessionist struggle has been the secession of the middle and upper classes into outer space. And from there, they look down and they say, what's our bauxite doing in their mountains? What's our water doing in their rivers? What's our timber doing in their forests? What's our coal doing in their villages? So they want to extract it. They want to remove these people. And then they co-opt and use the idea of Gandhi. Now, I mean, this is not the time and place. I have a lot of respect for Gandhi, and I have a lot of issues and arguments about him too, but I'm not going to bring those in. But this I think is something that we have to seriously ponder, these easy moralities that we dish out, you know? And after this, I just want to talk a little bit about what John was saying, about how cruelty always is an attack on the poor. I just want to speak about that, but later. Vorrei aggiungere due cose. Una ci si ricollega alla domanda che si faceva prima sull'esercito cosiddetto gandhiano e non violento. E due, volevo dire una cosa che riguarda quello che ha appena detto Jim Berger sul fatto che la crudeltà si rivolge sempre contro i poveri. Vediamo per un attimo brevemente il primo punto. Penso che sia molto, molto importante analizzare qual è l'idea che c'è dietro la natura di questa resistenza e quale sia la morale o l'etica
visto che sono questi i termini che sono stati usati, della resistenza. E qui appunto mi ricollego a quel passo che John Berger ha voluto gentilmente scegliere, in cui io ironicamente parlavo di questo esercito di resistenza definendoli dei gandhiani. Attenzione, era una cosa ironica. Purtroppo uno dei diritti che mi vedo sempre più, di cui mi vedo sempre più spogliare, sempre più spesso, è anche il mio diritto all'ironia. Era una frase ironica quando dicevo che i maoisti sono dei gandhiani o più gandhiani dei gandhiani. È importante però capire le cose sul terreno della morale. Già per me parlare di violenza e contrapporre violenza e non violenza in certe in certi casi fa già problema. Ma torno alla situazione dell'India. Nel fondo del fitto della foresta abbiamo alcune delle persone più povere del nostro intero paese, l'India, che si trovano alle prese con una invasione di massa, di milizie armate, esercito, polizia. In molti casi, come ho già detto, i villaggi di queste popolazioni tribali vengono circondati da migliaia di poliziotti armati fino ai denti che li danno alle fiamme, bruciano per cacciare tutti quanti. Che cosa dovrebbero fare queste persone, visto che ci stiamo ponendo dei problemi morali? Io voglio dire la mia su questo. Sono convinta che la resistenza di tipo gandhiano sia e possa essere ancora una via estremamente efficace ed estremamente morale alla resistenza, a condizione che là fuori vi sia un pubblico empatico, un pubblico che simpatizza, qualcuno che vede, che guarda e che esprime solidarietà, per esempio un ceto medio. Ma che cosa succede agli abitanti tribali di questi villaggi nel cuore della foresta, che sta al cuore dell'India, nel momento in cui gli bruciano le case e li scacciano e l'occhio delle telecamere della televisione è lontano? Questa è gente che non ha un pubblico, non ha un audience, non ha nessun ceto medio empatico che possa farsi carico della loro causa. Che vogliamo che facciano anche lo sciopero della fame? Uno che già muore di fame può mettersi a fare lo sciopero della fame alla Gandhi? Ecco perché penso che sia profondamente immorale da parte di un certo ceto medio indiano mettersi a pontificare, fare la lezione a queste persone sulla non violenza mentre se ne stanno seduti a casa, magari davanti alla televisione, senza fare niente. Stanno seduti all'esterno e dicono a questi che si vedono bruciare i villaggi: devi fare una resistenza non violenta. Ecco, questa posizione io la trovo letteralmente immorale e inaccettabile di fronte al tentativo di annientare un'intera popolazione. Queste prediche, francamente, io non le posso accettare. E penso davvero che la più grande lotta secessionista sia stata quella intrapresa dal ceto medio del mio paese, l'India, il quale si è ha fatto secessione e si è trasferito nello spazio remoto e da lì condanna la resistenza violenta di questi abitanti dei villaggi. E da lì fa la predica e dice che bisogna essere gandhiani. Io ho il massimo rispetto per Gandhi e ho anche tante obiezioni da muovere, ma veramente quello che non posso mandar giù è la morale facile che fanno certe persone. E torno a quello che diceva John prima. I was thinking about the cycle of cruelty always turning on the poor. Just a week ago in India, in Kashmir, which is not in India according to Kashmiris, they just discovered thousands of mass graves. The press is trying to keep it very quiet. But the fact is that even the government has had to admit that they have discovered mass graves. And those are not the graves necessarily only of poor people. So what is going on there? You know, it's a war. It's the densest military occupation in the world. 700,000 security personnel in Kashmir. At the height of the war in Iraq, the US had 165,000
soldiers. The quote which is in John's book, I'll just read it to you in a bit. But what I wanted to say to you was that actually when the war on terror started, many of us said that it will not be long before the poor become the terrorists, which has happened. But if you look at what happens in a country like India, I'll try and explain it to you simply. In the early 90s, when basically Soviet communism lost the war in the mountains of Afghanistan and the world became unipolar, India, which had been a non-aligned country, suddenly became completely aligned to Israel and the US. It said that we are natural allies with Israel and the US. And in the early 90s, the Indian government did a few things. But basically, it opened two locks. One was the lock on the Indian market, and it made it open to the free market by dismantling workers' protections and labor laws and everything. It opened it up to the free market. But the other lock that it opened was a lock on an old 17th century mosque called the Babri Masjid, the mosque built by Babur, who was the first Mughal who came into India. This mosque, it was a small mosque, but it had been disputed for many years between the Hindu nationalists and obviously the Muslims who used to worship at that mosque, because the Hindus said that this is the birthplace of the god Ram. Now, the government, it had been locked by the courts as a disputed site. When it opened this lock, the opening of these two locks ushered in two kinds of fascism: Hindu nationalist fascism and economic fascism. And both these fascisms manufactured their own terrorists. So the economic fascism manufactured the Maoists, who are the poor, the terrorists. And the Hindu nationalism manufactured the Islamist terrorist, who's not necessarily poor. And of course, all of this also has a lot to do with the military occupation of Kashmir and the portrayal of Kashmir as a jihadi resistance, which is just so far from the truth that I don't even want to dignify it with an argument. But so in the whole world you can see this is happening, this kind of movement between the war on terror and the terrorism of corporate globalization and its own, and using that fear to generate its own kind of laws which make countries harder and harder police states. So you have laws in India, while it calls itself a democracy. You have laws in India like the Unlawful Activities Prevention Act and so on, which make even thinking an anti-government thought a crime. And the whole charade of democracy, I mean, you live in a country where your prime minister owns 90% of the television, which is like living in a nut house, according to me. But the charade of democracy, I mean, India is a country that prides itself on being a democracy in the neighborhood of countries which are not. But let me just give you a short list of the wars in which the Indian army has been called out against what the Indian government considers its own people. From 1947, from the day India became independent, it became a colonial country, annexing territory. So it made war in Manipur, in Nagaland, in Kashmir, in Hyderabad, in Telangana, in Bengal. There hasn't been a moment when the Indian army is not deployed against its own people. And now
this Operation Green Hunt became a bit of a failure because there was a robust protest both outside and inside the forest. So now it's a bit quiet because they are preparing the ground to call out the army. The Indian Army and the Indian Air Force will be called out against the poorest of the poor. Meanwhile, the dilemma for the army is that it's deployed in Kashmir, where it's not fighting the poor, it's fighting the other terrorists. So caught between these two terrorists, you become a harder and harder and harder state. So I think we have to read what's being done to us. You know, like John says, there's no Hitler, there's no Stalin, there's no colonial person, so there's no colonial colonizer. And yet, the process of colonization is absolutely complete. And I talked to you about the secession of the middle and upper classes, even in your country, in every country. They've all seceded into outer space where they have their own global country, where the money moves seamlessly. But on the bottom, you have immigration, you have nuclear bombs, you have army patrols, you have all of that. And to distract us, those people who live there in that country, it's not just that they have the money, they also have the media, they have their own media, they have their own, you know, environmental issues, they have their own revolutions, they have their own people's movements in the form of NGOs. So you really don't know what is real and what is virtual, because you have virtual resistance, you have virtual revolutions, you have these corporate people who fund NGOs who pretend to be the resistance when they are actually destroying the resistance. So to decode all of this, you need a very specialized form of storytelling, which is what we try to do. Scusate. Quando è iniziata la cosiddetta, fra molte paia di virgolette, guerra contro il terrorismo, la guerra al terrore, quella mossa dagli Stati Uniti, molti di noi si sono detti e hanno detto agli altri: non ci vorrà molto tempo perché i poveri diventino loro stessi dei terroristi. E di fatti è successo proprio così. Quando il comunismo sovietico ha perso la guerra in Afghanistan e il mondo è diventato unipolare, l'India, molto stranamente, da paese se non allineato che era, si è completamente allineato con gli Stati Uniti e con Israele. È successo nel nostro paese all'inizio degli anni 90 che il governo ha aperto due serrature, per così dire. La prima è la serratura del mercato, quella che chiudeva il mercato dell'India al resto del mondo. Il mercato è stato aperto, liberalizzato, si dice, smantellando, per quel che mi riguarda, la legislazione sul lavoro e quindi le tutele dei lavoratori. La seconda serratura che è stata aperta dal governo indiano era quella che chiudeva una moschea del XVII secolo, molto bella, molto importante, anche se piccola, contesa fra i nazionalisti indù e i musulmani, che ovviamente la utilizzavano come luogo di culto. Gli indù dicevano invece che era il luogo natio, dove era nato il dio Rama, e quindi la rivendicavano come un luogo sacro per loro. Vista la disputa, vista la contesa, la moschea è stata chiusa per ordinanza di un tribunale, e quando si è aperta anche quella serratura sono successe due cose, nel senso che nel nostro paese hanno cominciato a alzare il capo e ad affermarsi sempre più due tipi di fascismo diversi: il fascismo degli nazionalisti indù da una parte e il fascismo delle grandi corporation dall'altra, che hanno proceduto di pari passo. Ciascuno dei due fascisti o tipi di fascismo si è
fabbricato i propri terroristi. E dunque per i nazionalisti indù abbiamo i terroristi che sono i Kashmir, il popolo del Kashmir, e tutti quelli che vengono definiti i terroristi islamisti, e per il fascismo delle grandi corporation, dei grandi gruppi industriali, chi sono i terroristi? Ma sono i poveri, è chiaro, è chiaro. Si stravolge la realtà in questa maniera. La resistenza del Kashmir viene adesso definita come resistenza jihadista, lo dicevo un attimo fa, terroristi, islamisti, nulla è più lontano dalla realtà. E veramente questa distorsione è tale che io penso che non meriti neanche di essere menzionata. Lo dico soltanto per spiegare qual è la situazione. Abbiamo un terrorismo dei nazionalisti indù e abbiamo un terrorismo dei grandi gruppi industriali, il tutto in un paese, l'India, che si proclama ai quattro venti un grande paese democratico, eppure adotta un tipo di leggi per la cosiddetta prevenzione delle attività illegali. Io lo so che la democrazia è un vero problema anche in paesi che non sono l'India. Da voi mi sembra di aver capito che il primo ministro è proprietario di una larghissima quota delle emittenti televisive, il che fa del vostro paese, scusate se ve lo dico, un manicomio, perlomeno a me sembra così. Ma anche noi in India abbiamo dei bei problemi per quanto riguarda la democrazia. L'India è uno di quei paesi che dicono di essere la sola democrazia in una regione di vicini che non sono democratici. Però, se volete che vi faccia tutto quanto l'elenco delle guerre per le quali l'India ha mobilitato le proprie forze armate dal 47, dall'anno della conquista dell'indipendenza, l'India, da quando si è resa indipendente, si è tramutata in un paese coloniale, nel senso che ha cominciato ad annettere pezzi di territorio, e quindi c'è stata una guerra nel Manipur, una guerra nel Nagaland, nel Kashmir, Hyderabad, nel Bengala. Non c'è stato un attimo in cui le forze armate indiane non siano state dispiegate per qualche sorta di guerra del governo contro il suo stesso popolo. Adesso l'operazione di cui parlavo prima, l'operazione Green Hat, si è dimostrata abbastanza un fallimento, perché questa resistenza delle popolazioni tribali effettivamente si è fatta parecchio sentire, e quindi il governo sta valutando se o no ritirare le proprie truppe. Lo diceva il passo che abbiamo letto prima, non c'è uno Stalin, non c'è una grande figura, un grande nome, un uomo forte del colonialismo indiano, però io penso che quello che ci stanno facendo, che stanno facendo al cuore del mio paese, veramente merita di essere raccontato. Si tratta di un processo di colonizzazione che è pressoché completo, e ancora una volta debbo insistere nell'appuntare la mia critica contro la secessione dei ceti medi che si sono ritirati nello spazio diciamo remoto e ultramondano, ed è una cosa che riguarda veramente tutto il mondo. Per distrarci adoperano armi che sono il denaro, i mass media e le loro rivoluzioni inventate, rivoluzioni virtuali. È molto difficile in questa epoca distinguere ciò che è reale da ciò che è virtuale, distinguere la resistenza e la rivoluzione reale da quelle virtuali. Sono aspetti che sono molto molto difficili da decodificare. Allora, now John. We'll read you, Arundhati and I, a kind of verbal portrait of the typical new tyrants. And I think you, all of you, will be able to find examples in your own experience. But that's for you to judge. Anyway, now we will just describe them to you a little. Shall I start? Ora io ed Arundhati vi leggeremo questo ritratto che praticamente fa riferimento ai nuovi tiranni. E sono certo che anche voi sarete in grado di individuare in questo ritratto dei tiranni che fanno parte della vostra esperienza. Chiaramente questo sta a voi giudicarlo. E quindi iniziamo con questa descrizione. Study
the faces of the new tyrants. We hesitate to call them plutocrats, for the term is too historical, and these men belong to a phenomenon which is unprecedented. Let's settle for profiteers. Their profiteer faces have many features in common. This conformity is partly circumstantial, because they possess similar talents and they live according to similar routines, and partly it is chosen as a style. Their ages vary, but the style is that of men in their late 40s. They are impeccably dressed, and their tailoring is reassuring, like the silhouette of high security delivery vans, armor mobile security. Studying their features, you have the impression that they have no pronounced, let alone excessive, physical appetites, apart from an insatiable appetite for control. Far from looking monstrous, their faces, although somewhat strained, seem almost bland. They have foreheads with many horizontal creases, not furrows ploughed by thought, but rather lines of incessant passing information. Small, swift eyes which examine everything and contemplate nothing, ears extensive as a database, but incapable of listening. Lips which seldom tremble, and mouths which take decisions implacably. They gesture a lot with their hands, and with their hands they demonstrate formulae and do not touch experience. Their heads of hair, meticulously arranged as if for an aeronautic velocity test. The assured confidence visible in their faces matches their ignorance, which is also visible. And you, Bento, you described how there are three forms of knowledge. A haphazard form based on hearsay and impressions and never related to any whole. Second, a knowledge using adequate ideas concerning the properties of things. And thirdly, a knowledge concerning the essence of things which add up to God. The profiteers know nothing, but nothing, about either the properties or the essence of things. They are familiar only with their own impressions of their own rackets. Hence their paranoia, and generated by the paranoia, their repetitive energy. Their repeated article of faith is... There is no alternative. But that is bullshit, right? Allora, quello che sto per fare è vergognoso, cioè leggere da solo la traduzione di questo brano. Non so se qualcuno vuole aiutare. No, in più, vi devo dire un'altra cosa, non so se, però avrete capito che insomma, il disguido della traduzione simultanea ha molto allungato i tempi di questo incontro. Noi prevedevamo di lasciare un piccolo spazio almeno alle domande del pubblico. A questo punto non sarà necessario, ma eravamo nelle condizioni di dover decidere se ascoltare questo frammento straordinario, diciamo non solo per il contenuto, vista l'occasione che abbiamo avuto di vedere John dirigere una piccola compagnia teatrale composta da John Arundhati e da un poveretto che adesso sarei io, ed era più bello, credo, no? Che non alcune domande, insomma questa probabilmente sarà sì, perché poi alle 6:30 c'è una cerimonia, diciamo, di chiusura, e tutti loro hanno degli orari, quindi probabilmente la cosa terminerà del tutto indegnamente con questa
lettura che faccio dopo avervi detto che è un frammento tratto dal taccuino di Bento di John Berger, che anche qui c'è un ritratto, e stavolta John potresti dire qualcosa. Questo cos'è? Il, lo faccio vedere, non so come si fa, il piccolo disegno. It's not a drawing, it's a diagram of one of them. Non è esattamente un disegno, è una specie di schema che illustra appunto uno dei personaggi che descriviamo, uno dei tiranni. Il metatiranno, diciamo. Allora, vi traduco questa veramente... It's actually Hillary Clinton, right? Yeah. Cosa? In realtà è un ritrattino, uno bozzettino di Hillary Clinton. Diciamo che ognuno ci può sovrapporre chi vuole, con qualche particolarità che forse la lettura illustra meglio. Allora, vediamo John se vado bene. Studiate i volti dei nuovi tiranni. Esito a chiamarli plutocrati perché il termine è troppo storico e questi uomini sono parte di un fenomeno che non ha precedenti. Vada per profittatori, le loro facce da profittatori hanno molti tratti in comune. Tale conformità dipende in parte dalle circostanze, possiedono talenti analoghi e vivono secondo routine simili, e in parte è una scelta di stile. Il mio diagramma si basa su uomini del nord. Ovviamente il ritratto di un profittatore del sud sarebbe diverso, eppure ho il sospetto che si rileverebbero le stesse tendenze. Hanno età diverse, ma lo stile è quello di uomini che vanno per i 50. Sono vestiti in modo impeccabile e il loro abbigliamento è rassicurante, come la sagoma dei furgoni portavalori, Armor Mobile Security, veicoli blindati. Se si esaminano i loro lineamenti, si ha l'impressione che non abbiano appetiti fisici pronunciati e tantomeno eccessivi. Qui, John. Forse. Adesso dobbiamo spiegare una lunga cosa. What happened? 100.000 intercettazioni deve riassumere adesso l'interno. C'è una cosa. Comunque, diciamo che si ha l'impressione che non abbiano appetiti fisici pronunciati e tantomeno eccessivi, a parte un insaziabile brama di controllo. Tutt'altro che mostruosi, i loro volti, benché un po' tesi, paiono quasi insipidi. Sulla fronte hanno numerose rughe orizzontali. Non si tratta di solchi scavati dal pensiero, ma di linee che trasmettono informazioni non stop. Occhi piccoli, pronti, che esaminano tutto e non contemplano nulla. Orecchie capienti come una banca dati, ma incapaci di ascoltare. Labbra che tremano di rado e bocche che prendono implacabilmente decisioni. Mani gesticolanti che dimostrano formule e non toccano l'esperienza. Capigliature meticolosamente ravviate come per un test di velocità aeronautica. E qui ci siamo, cioè secondo me regge. Cioè mi sembra che regga la... La piena fiducia in se stessi che traspare dai loro volti è pari alla loro ignoranza, che è anch'essa evidente. Tu hai spiegato che le forme del conoscere sono tre. Una forma confusa, basata su sentito dire e impressioni e mai riferita a una visione d'insieme. Una, seconda, conoscenza che si serve di idee adeguate riguardante la proprietà delle cose, e in terzo luogo una conoscenza che concerne l'essenza delle cose corrispondente a Dio. I profittatori non sanno niente di niente, né delle proprietà né dell'essenza delle cose. Conoscono bene solo le loro impressioni sui loro racket. Di qui la paranoia e, generata dalla paranoia, la loro energia ripetitiva. Il loro reiterato articolo di fede è: non c'è alternativa. Non possiamo vedere. Appena così. Yeah.
Bless you. Thank you. No. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Possiamo ringraziare anche Marina Astrologo e Giuliana Clementi, perché le abbiamo strappate dalle loro rassicuranti cabine e non si erano vestite per l'occasione, non sapevano che... Grazie. Grazie mille, grazie a Arundhati Roy, a John Berger. Sindaco, allora siamo alla fine, grazie a tutti voi, grazie per la pazienza. 183 ore di programmazione in questi 3 giorni sono state tante, e però insomma siamo arrivati fino alla fine anche quest'anno. In fondo la lettura, diciamo, in versione originale ha avuto un suo fascino, anche. Siamo sicuri. E grazie a tutti voi per essere stati qui di nuovo a Ferrara quest'anno sono 63.000 le presenze, erano 51.000 l'anno scorso, e quindi insomma siamo molto contenti. Vi diamo appuntamento al prossimo anno, sempre sì. Il primo weekend di ottobre, e io però vorrei chiamare, se avete un attimo di pazienza ancora, sul palco le persone grazie a cui questo festival sta in piedi. E se superano la loro timidezza vengono qui Chiara Nielsen, vice direttrice di Internazionale, direttrice editoriale di questo festival, insieme a Annalisa Camilli della redazione di Internazionale, l'Arci con Paolo Marcolin, Maria Teresa Pinna del Comune, Pietro Pinna, Paolo Vettorello, Alice Bolognesi, c'è anche il nostro capo ufficio stampa Elena Giacchino da qualche parte. Ed è insomma grazie a loro che questo festival alla 5ª edizione continua ad andare così bene. Ecco Elena Giacchino, e insomma si meritano il vostro applauso, perché è grazie a loro che abbiamo fatto anche quest'anno Internazionale a Ferrara. Sindaco, mezza parola. Grazie a Internazionale. Quest'anno ancora di più un privilegio, un onore per Ferrara avervi avuti qua, specialmente questa sera, ma in tutte le occasioni, in tutti gli eventi del festival. Noi ce la metteremo tutta per assicurare anche l'anno prossimo un evento all'altezza di quello di questi giorni. Per noi davvero è un grande onore, è un privilegio, ma è per tutti noi, penso anche soprattutto per loro, una grande fatica, e penso che la vostra presenza, anche il vostro calore, meriti la fatica, l'impegno che è stato messo da parte della città e di Internazionale nel preparare quello che voi avete vissuto oggi. Credo che sia stata una cosa importante, non so con quanto cuore domani torneremo alle pagine di politica del nostro paese, probabilmente sarà più difficile, ma si torna a scuola e bisognerà fare i conti anche con la, chiamiamolo tra virgolette, normalità. Diceva Archimede che ci vuole un punto d'appoggio per sollevare il mondo. Io penso che Internazionale a Ferrara abbia fatto un po', abbia fatto molto per dare questo punto d'appoggio al nostro paese. Grazie. Grazie a voi, grazie Sindaco. Arrivederci al prossimo anno, arrivederci, grazie davvero. Ciao.